Cosa divide l'Alitalia dalla tribù nomade dei Tuareg? Primo, Alitalia. L'Alitalia fu fondata il 16 settembre 1946, iniziò ad essere operativa il 5 maggio 1947. In quell'anno fece volare più di 10.000 passeggeri. Nell'aprile 2004 acquistò la linea aerea regionale in bancarotta Gandalf Airlines. Secondo, Gandalf. Gandalf è un personaggio che compare in due romanzi, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Sean Connery rinunciò ad un'offerta di 225 milioni di dollari per interpretare la parte di Gandalf nella versione cinematografica della trilogia tolkieniana. Pare che Sean Connery abbia detto: "Non ho mai capito Signore degli Anelli". Terzo, Sean Connery. Sir Thomas Sean Connery è probabilmente l'attore che ha meglio interpretato al cinema il personaggio di James Bond. È stato molto spesso nominato come uno degli uomini più affascinanti del mondo, anche se molto più vecchio di molti sex symbol contemporanei. Quarto, simbolo. I simboli sono oggetti, immagini o altre concrete rappresentazioni di idee, concetti o altre astrazioni. Una delle primissime testimonianze del termine è nell'omerico Inno a Ermete. Quinto, Hermès. Hermès è un famoso brand di pelletteria, moda e profumi di Parigi. È largamente riconosciuto come uno dei più prestigiosi ed esclusivi nomi della moda del mondo. Per molti anni Hermès ha collaborato con le popolazioni Tuareg per i gioielli in argento. Sesto, Tuareg. I Tuareg sono una tribù di nomadi pastori e di principali abitanti della zona sarica del Nord Africa. Hanno un'economia basata sul bestiame, il commercio e l'agricoltura. I Tuareg sono diversamente classificati in base al loro linguaggio, cultura e altri per etnia. Questo rende difficile fare una stima precisa del numero di Tuareg nel mondo.